Ciao ragazzi, allora purtroppo mi tocca fare una cosa che non avrei voluto fare, cioè spiegarvi la Seconda Guerra Mondiale attraverso dei video su YouTube. Se fossimo stati in classe avrei fatto comunque video, ma dei video per farvi ripassare, perché un conto è spiegare le cose in classe e poi preparare il video di ripasso, un conto è spiegare col video, è ben diverso. Ora la Seconda Guerra Mondiale è lunga, ci sono un sacco di cose da dire, per cui, ripeto, avrei voluto farlo di persona. Purtroppo questo coronavirus ci obbliga a casa e quindi ci dobbiamo arrangiare. Quindi non sarà un solo video, saranno più di uno perché ci sono tante cose da dire e ve le devo dire bene. Ok, poi ci sentiamo, con le videoconferenze per vedere se c'è qualcosa che non è chiaro. Allora, partiamo prima di tutto con le date. La Seconda Guerra Mondiale inizia nel 39 e finisce nel 45. Per l'Italia inizia nel 40, vedremo dopo perché. Vi ho dato prima gli schieramenti, perché così avete un'idea di chi c'è da una parte e chi c'è dall'altra. Tra l'altro, esatto, quello che io ho scritto qui, scrivetelo anche sul quaderno, così avete una mappa con le informazioni più importanti. Troviamo i cosiddetti alleati, che erano Francia e Inghilterra, a cui pian piano si aggiungono poi altri stati. In particolare USA, URSS, Cina, le varie colonie degli uni e degli altri e anche altri, ma ho messo i più importanti, le potenze dell'asse dall'altra parte, Germania, Italia, Giappone, con le varie colonie, ma anche Romania, Ungheria, Bulgaria e altri vari paesi. Restano neutrali bene in pochi e vedete qua, questa cartina vi fa vedere veramente perché la guerra è stata chiamata mondiale, perché davvero più di così non si può. Allora, andiamo a vedere, prima di iniziare con la vera e propria guerra, andiamo a un attimo prima, agli anni 30, per vedere appunto come si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. È logico che ragazzi dovete ricordarvi tutto quello che abbiamo detto relativo alla prima, come è finita, la vittoria mutilata, il problema del Trattato di Versailles, ma non posso ripetere tutto perché sennò veramente non ci salviamo più. Allora, negli anni 30 assistiamo, ragazzi, da parte di Germania, Giappone, Italia, le cosiddette potenze dell'asse Roma, Tokyo, Berlino, ad una politica di forte aggressione. Cercano di conquistare paesi stranieri. Il Giappone nel 31-32 si prende la Manciuria, la regione a nord della Cina. Il Giappone, sapete, è un arcipelago che è qua, nell'Oceano Pacifico. L'Italia, lo sappiamo già, guerra d'Etiopia, invade l'Etiopia nel 35-36, ce la conquistiamo combattendo valorosamente, è vero, con i lanciafiamme e con le armi chimiche anche sui bambini e sulle donne, ok? La Germania nel 1936 invade la Renania, una regione al confine proprio con la Francia, e soprattutto nel 1938 si annette l'Austria. Abbiamo il famoso Anschluss, cioè l'annessione appunto dell'Austria senza colpo ferire, senza una guerra. L'Austria sapeva benissimo che se si fosse messa contro la Germania avrebbe perso, ma male, male, male. Quindi accetta questa annessione, non poteva fare altrimenti. Hitler vuole l'Austria perché l'Austria era abitata da tedeschi, quindi Hitler dice quando è finita la prima guerra mondiale questa terra avrebbe dovuto essere nostra perché è abitata appunto da tedeschi. E così se la prende. A questo punto abbiamo naturalmente gli altri paesi europei, in particolare Francia e Inghilterra, che sono preoccupati perché Hitler sta facendo delle cose che non vorrebbero fare. Contemporaneamente però non vogliono assolutamente una guerra, si ricordano benissimo come è andata e cosa è stata la prima guerra mondiale, fanno di tutto per evitare di far scoppiare un'altra guerra, cosa che avrebbe dovuto succedere perché di fatto Hitler, ragazzi, stava andando contro i principi, tutto quello che era stato stabilito col Trattato di Versailles. In teoria la Germania non si doveva rimilitarizzare, non doveva riavere un esercito, non doveva avere una flotta, eccetera, cosa che invece sta facendo. Però l'avrebbero dovuto fermare o con la guerra, o con la guerra, non è che c'era un altro modo, e non lo vogliono fare. Allora, in questa situazione abbiamo nel 1938 la conferenza di Monaco, che viene gestita da Mussolini fondamentalmente. Il Mussolini fa da paciere, qui vi ho messo anche una foto un po' con
con i principali partecipanti a questa conferenza di Monaco. Mussolini fa un po' da paciere tra Hitler, la Germania, e i capi del governo francese, Daladier, e inglese, Chamberlain. Cerca di convincerli che Hitler si sarebbe fermato, perché a un certo punto Hitler vuole anche i Sudeti, dice, perché anche i Sudeti, una regione dell'allora Cecoslovacchia, era effettivamente abitata da tedeschi. E quindi dice: no, io devo prendere anche questa terra. Mussolini, ripeto, cerca di convincerli che, fatto presa quella terra, Hitler si sarebbe fermato, cosa che poi evidentemente non fa. Chamberlain e Daladier firmano questo patto all'interno, firmano, insomma, accettano questa affermazione durante la conferenza di Monaco. Quando torna indietro, Mussolini viene acclamato da tutta Italia perché è colui che ha mantenuto la pace in Europa, ancora per poco. Quando invece, ad esempio, Chamberlain, il capo del governo inglese, torna in Inghilterra, c'è colui che era a capo dell'opposizione, Churchill, che dice: avete fatto l'errore più grosso del mondo. Pronuncia una frase diventata poi famosa, dice: potevamo scegliere tra il disonore e la guerra, perché abbassarsi a dire a Hitler: sì, va bene, fai questo, ci accettiamo, è un disonore. Quindi lui dice: potevamo scegliere tra il disonore e la guerra, abbiamo scelto il disonore e avremo la guerra, e ha pienamente ragione. Infatti di lì a poco la guerra scoppierà, e non appena scoppia, Chamberlain va a casa e Churchill prende il suo posto, perché tutti capiscono che aveva ragione lui. Allora, infatti, cosa succede, ragazzi? Tutti se ne vanno a casa, Hitler prende i Sudeti, ma non si ferma lì, come aveva detto. Si prende anche la Boemia, la Moravia e addirittura Praga, la capitale della Cecoslovacchia, che non aveva niente a che vedere con i tedeschi. Quindi questo ci dimostra che a Hitler non gliene frega niente di avere le terre con i tedeschi o meno, a lui interessa avere delle terre. A questo punto anche Mussolini si preoccupa un po' di questo vicino potente che continua a conquistare questo, quest'altro e quest'altro ancora. Tanto è vero che anche lui vuole prendersi qualcosa, una sorta di rivincita personale. E cosa si va a prendere? Si va a prendere l'Albania, quella zona di cui avrebbero dovuto darci il protettorato, se vi ricordate, con la fine della prima guerra mondiale, ma che non ci hanno dato. Quindi conquista, noi conquistiamo nel 38 l'Albania. A questo punto cosa succede? Ecco, questo è il titolo del Corriere: le nostre truppe entrate a Tirana, la capitale albanese, occupata stamane alle 9:30. Quindi abbiamo, guardate qui, per la difesa della pace e degli interessi italiani nell'Adriatico. Vorrei capire come si difende una pace invadendo un altro paese, però vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. 20, allora, sta per scoppiare la guerra, perché la guerra scoppierà a settembre. Ad agosto abbiamo una cosa che fa rimanere tutto il mondo con gli occhi veramente spalancati, tutti sbalorditi. Il patto Molotov-Ribbentrop. Il ministro Ribbentrop era il ministro degli esteri tedesco, nazista. Molotov invece era il ministro degli esteri dell'URSS. Qui abbiamo l'immagine, mentre c'è la firma di questo patto, con Stalin tutto felice e contento dietro che ride, è vero. Siamo nel 23 agosto del 39, è un patto di non aggressione tra Germania e URSS. Perché dicevo che restano tutti sbalorditi? Perché la Germania e l'URSS erano nemici per la pelle, veramente, cioè l'estrema destra contro l'estrema sinistra, il nazismo più bieco contro il comunismo più estremo, ok? Eppure questi due fanno un patto di non aggressione, cioè dove dichiarano che non si aggrediranno a vicenda. Perché lo fanno? Ognuno ha i suoi buoni motivi. Hitler lo fa perché ha già in mente che vuole fare la guerra, e lui non si può permettere di avere qualcuno che lo attacchi su due fronti, in particolare Germania, scusatemi, Inghilterra e Francia da una parte e Russia dall'altra. Anche perché lui ha in mente di invadere la Polonia, qui lo vedremo, ok? Dopo succede questo. E lui sa che se invade la Polonia, la Russia non sta lì a guardare, a salutarlo, a fargli un ciao con la manina, ok? Sa che la Russia sarebbe intervenuta. Allora cosa fa? Fa appunto questo patto di non aggressione.
E in questo patto ci guadagna anche Stalin, però, perché la clausola segreta di cui si verrà a conoscenza dopo sostiene che contemporaneamente avrebbero i due invaso la Polonia, uno da ovest, l'altro da est, e se la sarebbero spartita. Ecco perché tutti e due sono d'accordo. Ok? Quindi si stabilisce questo patto, ripeto, tutti restano sbalorditi, non si capisce come sia possibile una cosa del genere, ma la si capirà dopo. La si capirà dopo. Hitler quindi si prepara alla guerra e vuole essere convinto che nessuno lo attacchi dalla parte orientale. Il 1 settembre 1939 cosa fa? Invade la Polonia. Invade la Polonia senza neanche dichiarare guerra alla Polonia, anzi mette in scena, fa mettere in scena una sorta di attacco da parte dei polacchi a una sede di una radio tedesca. In realtà questa radio tedesca viene di fatto attaccata dai nazisti che uccidono i tedeschi che c'erano lì, loro dicono che sono stati polacchi e che per questo motivo li devono attaccare, cosa che non è assolutamente vera. Fatto è che, ripeto, il 1 settembre del 1939 la Germania invade la Polonia. Subito dopo di qua entrerà l'URSS, che invade non solo la Polonia, ma anche i paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania e la Finlandia più a nord. Tra l'altro, Stalin farà una grande fatica a conquistare paesi baltici, ma soprattutto la Finlandia, che cercherà in modo strenuo veramente di riuscire a resistere, però non ce la farà. Però questa è una cosa importante e vedremo dopo perché. Scoppia a questo punto la Seconda Guerra Mondiale, perché 2 giorni dopo, il 3 settembre del 1939, Inghilterra e Francia dichiarano guerra alla Germania, perché oramai non se ne può più. Hitler continua a dire: prendo questo, poi mi fermo, prendo questo e poi la smetto. E invece a questo punto davvero c'è da dire che dichiarano guerra 3 settembre, ma or che arrivano, or che entrano, or che si mettono in moto, passa più di un mese. Quindi Hitler della Polonia fa quello che vuole lui, letteralmente. Proseguiamo, proseguiamo. A questo punto Hitler passa a conquistare, appunto, a muoversi sul fronte occidentale. Nel 1940 la Germania invade Danimarca, Norvegia, Olanda, Belgio e Lussemburgo per arrivare in Francia. Cosa succede? Succede prima di tutto che questi paesi si erano dichiarati tutti neutrali, cioè hanno detto: noi non vogliamo niente a che vedere con voi, lasciateci fuori. Hitler, come era successo nella Prima Guerra Mondiale, se vi ricordate, la Germania aveva fatto la stessa cosa, se ne frega letteralmente. Per aggirare la cosiddetta linea Maginot, che è questa linea che era stata completamente fortificata sul confine tra Francia e Germania. Fortificata vuol dire che erano stati costruiti dei forti, io qui vi ho messo due immagini, ma ce ne sono 10.000. E erano state preparate le trincee, gli uomini erano pronti ad arrivare in questa, appunto, in questa zona. Hitler semplicemente passa sopra. Anzi, già che passa sopra, si piglia pure la Norvegia. Perché prende la Norvegia? Perché la Norvegia aveva ed ha ancora un sacco minerali, di miniere, soprattutto di ferro, e a lui servono per fare armi. Quindi si prende tutta questa zona, attacca la Francia, i francesi, l'esercito francese non fanno in tempo ad arrivare, tanto è vero che Hitler riesce a conquistare Parigi. Una volta che conquisti Parigi, vado un attimo giù, dopo vi dico l'Italia. E una volta che conquisti Parigi, la capitale, hai preso appunto tutto il territorio. 14 giugno 1940 le truppe tedesche entrano a Parigi. C'è questa immagine, che è diventata purtroppo tristemente famosissima, di Hitler davanti alla Tour Eiffel, il simbolo della Francia. Me la sono presa ed è tutta mia. A questo punto la Francia, ragazzi, viene divisa in due. La zona occupata nord vuol dire che entra di fatto a far parte della Germania, cioè la Germania si prende tutte queste terre e tutta questa zona a nord, mentre a sud abbiamo la nascita di un governo collaborazionista col generale Pétain. Il governo di Vichy, perché tutte le carte, perché viene firmato tutto in questa cittadina di Vichy. Collaborazionista vuol dire che è praticamente Pétain, è un fantoccio di Hitler, è un francese che però fa tutto quello che vuole Hitler, ok? Quindi tanto è vero che appena prende il potere mette le leggi razziali, ad esempio, che Hitler aveva imposto in Germania. Quindi la Francia è fuori. De Gaulle, Charles de Gaulle, che era un maresciallo, un francese, riesce a scappare dalla Francia in Inghilterra e da lì organizza
organizza la resistenza francese contro i tedeschi. Ragazzi, ho finito, siamo a 15 minuti, mi devo fermare e proseguirò con un altro video. Ciao a tutti!